Temptation Island, una coppia era fake? La fidanzata rompe il silenzio. Dopo le voci sulla presunta coppia fake a Temptation Island, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio. Scopri cosa ha detto. Già da prima che iniziasse l'ultima edizione di Temptation Island, in rete hanno iniziato a circolare voci di una possibile coppia fake all'interno del programma. Sono bastate poche puntate per scoprire a quale coppia si riferisse il Rumors, la coppia formata da Alex e Vittoria. Anche Alessandro Rosica, noto esperto gossip, ha alimentato tali voci affermando di aver ricevuto numerose segnalazioni sul suo profilo Instagram, l'investigatore social. Ma adesso che il programma è giunto al termine, la stessa Vittoria ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la verità. A distanza di meno di una settimana dalla puntata finale di Temptation Island, Vittoria Bricarello, ex fidanzata di Alex, ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte le voci che circolano sulla coppia. Nelle storie Instagram, Vittoria ha annunciato: «Ho deciso di rompere il silenzio perché mi sono rotta di questa coppia fake. Posso anche credere alle segnalazioni che dicono che Alex avesse frequentazioni parallele, ma non capisco perché questo implica per forza che noi fossimo una storia falsa, cioè cornuta e mazziata. Se tutto questo fosse vero, io non ne ero a conoscenza. Io vivevo a casa sua, ero sempre con lui. Se poi durante l'unico giorno a settimana in cui non ci vedevamo, lui usciva con i suoi amici e faceva i comodi suoi, io questo non lo posso sapere. Smettiamola con questa storia delle relazioni fake, perché questo non era». Vittoria ammette: «La nostra relazione aveva grossi problemi. Nelle storie la fidanzata continua spiegando: la nostra relazione aveva grossi limiti e problemi, altrimenti non avrei scritto a Temptation Island. Uno degli altri motivi per cui ho scritto al programma era che Alex non ha mai messo storie con me, post, niente di tutto questo. Ho sempre avuto il sospetto che lui avesse altre relazioni in giro e che dovesse nascondere qualcosa di noi. Però non sono falsa». Infine conclude: «Quindi, ricapitolando, lui ha sempre parlato male di me e quindi stare a casa a piangere ancora per lui per sempre, anche no, grazie. Lasciate i vostri commenti sulla vicenda, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti».